cambieremo il filtro dell'aria a questa scatoletta qua. Sigla! Procediamo con l'unboxing. Tutto qua. Adesivo più 10 cavalli. Perché andiamo a sostituire il filtro dell'aria con un KN sportivo? Perché questo filtro dell'aria è molto più traspirante, quindi il fatto di avere più aria che passa nel filtro dell'aria, è un bel gioco di parole, taglia e chiudi, passa, MacGyver, sto arrivando. Il fatto di avere più aria nella turbina fa sì che la pressione turbo salga e quindi i cavalli aumentino. Procediamo con lo smontaggio e la rimozione del filtro aria originale. Prima cosa da fare? Aprire il cofano. Aprire il cofano. Prendere la cassetta attrezzi. Esatto. Prendere una punta Torx. Sì, probabilmente T20, ma non sono sicuro. Esci da questo corpo, ok. Prendere una punta Torx T20 e iniziare a svitare tutte le viti. Tutte le viti sono state allentate ed ecco qua il filtro dell'aria originale. Beh, devo dire che era abbastanza sporco, però non eccessivamente. Tipo sto pelo di colombo. Meno 10 cavalli. Comunque guarda quanta schifezza che c'è qua dentro, guarda. Guarda che schifo. Vabbè, prendiamo il filtro KN. Tutto ben alleato, perché questi filtri sportivi durano più della macchina probabilmente. Solo che ogni 10-15.000 km bisogna pulirli. Per pulirli non bisogna lavarli con l'acqua, ma bensì ci sono dei prodotti specifici che la KN in questo caso fornisce. Beh, il lavoro è molto semplice. Lo si posiziona, quindi messo nella sua sede, si andrà a richiudere l'airbox. E dopodiché i giochi sono fatti. Quindi adesso rievitiamo tutte le viti del coperchio dell'airbox, dopodiché la mettiamo in moto, sentiamo se funziona. Funziona. C'è una cosa fondamentale da fare adesso. La cosa che farà tirare su il motore di 10 cavalli. Non il filtro dell'aria, ma bensì gli sticker. Lavabile, riutilizzabile. Bene, il filtro aria è montato. Fine del video. Ciao. Funziona. Come avete visto, il lavoro è stato semplicissimo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, commentate, condividete, non scrivete le scelte dei poveri da dietro e come al solito. Sì. Oggi abbiamo questa RS3, vela RS3, madonna, boxing più lungo della storia. Dimmi quando ha messo a fuoco. Quando ha messo a fuoco. Ha messo a fuoco. Dimmi quando ha messo a fuoco. Quando ha messo a fuoco. Ha messo a fuoco. Hai il vestitore? Sì. Okay. Musica figa. Ma aspetta, là c'è la A di Avengers. Durerà più il pezzo delle clip che... Comunque nelle clip c'è lo chef di poveri dietro. Ciao! Io la mascherina, mi raccomando, proteggetevi, igienizzatevi le mani e non uscite. Fare palestra serve a stringere le viti dell'airbox, ricordatevelo. Sempre. Altro che DV design, questo è wrapping. Ma è diesel? È diesel. One move.